Sono Federico Valerio, sono un chimico ambientale che afferisce a Rinascimento Genova e all'Eco Istituto e siamo stati invitati per dare un nostro parere su questa vicenda. In particolare nel mio breve intervento tratterò un argomento che abbiamo fatto nelle osservazioni che come Eco Istituto abbiamo inviato al commissario Bucci. È un argomento un po' particolare perché sostanzialmente chiediamo che venga con modo scientifico e calcolato effettuato una, come dire, un intervento per rimediare a quello che è l'inquinamento che sicuramente la demolizione del ponte, ancor più la demolizione con esplosivi, farà rispetto a un quartiere, quello di Punta della Valpolcevera, che è già pesantemente penalizzato dall'inquinamento del traffico. Ecco, quindi quello che noi chiediamo e che venga calcolato quante saranno le nuove emissioni di polveri fini e di ossidi d'azoto dovuti al trasporto dei mezzi pesanti, delle macerie e delle demolizioni stesse, e in base a questo conto ipotizziamo 500 kg al giorno in più di polveri emesse da questo tipo di lavorazioni. Ebbene, l'amministrazione dovrebbe già mettere in atto misure straordinarie per ridurre questo tipo di emissione, quindi 500 kg in meno, per esempio intervenendo sul traffico cittadino, il traffico in particolare che incide in quel quartiere, dove molto si può fare aumentando per esempio l'offerta del trasporto pubblico, in particolare l'offerta dei treni, che potrebbero avere una frequenza molto maggiore di quella che c'è attualmente. Chiediamo anche che AMT preveda che i prossimi autobus elettrici che arriveranno in città vengano messi in funzione sulle linee che riguardano appunto la Valpolcevera. Questo può essere un modo per poter ridurre l'inquinamento prodotto dall'attività del ponte, e quelli che sono oggi gli interventi straordinari possono diventare interventi ordinari da estendere poi al resto della città, perché abbiamo questo problema, un pesante inquinamento che causa anche un danno rilevante alla salute di tutti i genovesi, e su questo dobbiamo porre rimedio.